E parliamo ancora all'insegna di iniziative, all'insegna della cultura sui territori, perché a Reggio Calabria, presso la stazione di Santa Caterina, su iniziativa dell'associazione Incontriamoci Sempre, è stato inaugurato il primo museo del ferroviere della città di Reggio Calabria, iniziativa a cui ha preso parte, tra l'altro, come ospite d'eccezione, una voce storica della radio nazionale, regina però di nascita, Mary Cacciola. Ma ascoltiamo. Abbiamo questa sala museo che abbiamo voluto dedicare a un film del 1956 di Pietro Germi, Il Ferroviere, dove là nasce la storia di quello che è stata l'Italia, diciamo, no? Le grandi passioni, le lotte sindacali, il movimento dei lavoratori, diciamo, la speranza, il lavoro, l'unione no, le prime grandi immigrazioni dal sud verso il nord che in questo salone sono rappresentate. Benissimo, grazie al maestro Allegra che da giugno lavoriamo tantissimo per dare questo nuovo look in questo salone. Quindi riparte questa stagione con le varie rassegne nostre, Calabria d'autore, che è la rassegna principe per quanto riguarda dal punto di vista culturale, poeti, scrittori, giornalisti, artisti si alternano periodicamente in questo palco. Dopo abbiamo altre iniziative, spazi domenicali come Arte Stazione, con tanti artisti, fotografi e pittori della nostra città che dedicheranno il loro spazio nella stazione, che è un posto che noi dedichiamo tantissimo. E dopo ci sarà anche dei corsi di disostruzione delle vie aeree che è curato da Mirella Coniglio e Enzo Iracitano. Reggio sempre nel cuore. Beh, è la mia città per forza di cose. Non ho origini calabresi, ma sono nata e cresciuta a Reggio Calabria. Sì, io sono molto pro questo tipo di associazioni, che a Reggio Calabria hanno un senso, ma ce l'hanno veramente dappertutto, perché fanno aggregazione. In un momento in cui si sta tantissimo sullo smartphone, si sta lì a giocare, a chattare, pensi di avere mille, mille amici, in realtà non ce li hai. Le associazioni, come Incontriamoci Sempre, invece incontriamoci realmente, cioè facciamo delle cose insieme che possono essere di divertimento, che possono essere di riflessione, che possono essere anche di solidarietà. Quindi io sono assolutamente molto contenta di essere qui quest'oggi, ma promuovo con grande piacere le associazioni che creano appunto l'incontro reale e fisico fra le persone.